Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: Ma da dove gli vengono questa sapienza e prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? E i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose? Ed allora per loro motivo di scandalo era per queste persone. Ma Gesù disse loro: Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. Parola del Signore. Loda a te, o Cristo. Acclamazione al Vangelo, la parola del Signore rimane in eterno, e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Dal Salmo 80, esultate in Dio, nostra forza, è il Salmo responsoriale, e dalla prima lettura, dal libro del Levitico, queste sono le solennità del Signore nelle quali convocherete riunioni sacre. Cari fratelli e care sorelle, nel Vangelo odierno dicono: non è costui il figlio del falegname, da dove gli vengono allora tutte queste cose? Gesù, cari fratelli e sorelle, stava nella sua famiglia, stava con la Beata Vergine Maria, il padre putativo che è San Giuseppe, e San Giuseppe faceva di lavoro il falegname. Per loro era motivo di scandalo perché non pensavano che una persona, secondo loro, umile, poteva avere tutta questa sapienza. Ma basta rileggere le Sacre Scritture per dire il re Davide, che è diventato re, chi l'aveva individuato come re? Proprio Dio Padre Onnipotente, perché era molto umile, per dire. Quindi Gesù lo dice: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua. E in effetti è proprio così. Si è disprezzati proprio nella propria patria, nelle proprie comunità e anche nella propria famiglia e abitazione. Quando qui si parla di fratelli e sorelle in termini Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda e le sue sorelle, qui si parlano di cugini, che Gesù non aveva né fratelli né sorelle da un punto di vista carnale, ma ci aveva dei cugini, sì, la parentela. Questo è il discorso. Per fare una puntualizzazione. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria.